E adesso chi glielo dice a Costa Curta che noi siamo ancora primi? Sigla. Buongiorno a tutti ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti in questo mio nuovo video post partita del Napoli. Napoli che vince 2-0 contro la Lazio fuori casa, eguagliando il record del Napoli dei tempi belli di Diego Armando Maradona e compagni, con 7 vittorie consecutive. Non so se questo è destino, non so se questo è una coincidenza, però io non credo a nessuna delle due cose, quindi oserei di fare una cosa, ovvero toccare ferro o toccare le parti intime. Ma parliamo della partita. Obiettivamente è stata una brutta partita, ovvero un Napoli non come siamo abituati a vederlo noi. Noi siamo abituati a vedere un Napoli dominante, un Napoli che vince 5-0, però c'è da ricordare che noi abbiamo giocato domenica e quindi è difficile recuperare le energie per fare una partita ogni 3 giorni. Ora si avvicina anche l'Europa League, quindi il mister deve essere bravo a gestire i giocatori. Ma parliamo della partita in sé. Come ho detto, non è stata una bella partita. Ho visto un Napoli a due facce, un Napoli dove nel primo tempo ha giocato come sa, ovvero dominando, passaggi corti, triangolazioni, profondità. Quel gol di Galeon è stato fantastico, ma non il gol in sé, ma dal passaggio di Insigne da metà campo. Come cacchio ha fatto? Insigne è un bravo giocatore, è un grande giocatore, però a me mi fa sempre arrabbiare quando sta lui e davanti alla porta, ma sta anche un suo compagno libero. E insomma, l'eccesso di egoismo. Ecco, lui qua deve dimostrare di essere un grande campione. Poi per il resto lo sappiamo tutti come Insigne è un grande giocatore, tranne quei piccoli episodi di egoismo. Prima di Galeon, prima del quarto gol di Galeon, che non si ferma più, è un grande giocatore, oltre che a fare il lavoro sporco ha ritrovato la via del gol, ha segnato il solito immancabile Higuain, 23esimo gol in 23 presenze, una cosa allucinante, una cosa da campione vero. A bene che il gol era fortuito, con un colpo di petto su ribattuta, non si sa neanche lui come ha segnato, ma intanto 23 gol e 23 presenze. Abbiamo fatto 2 gol, ma globalmente non abbiamo creato 10 palle gol minimo, ne abbiamo create 5-6. Perché? Soprattutto perché nel secondo tempo ho visto un Napoli stanco, un Napoli quasi mentalmente assente. E io qua vorrei tirare un po' l'orecchio ai giocatori, non il Sarri, perché anche Sarri lo ha detto dopo, ovvero che noi dobbiamo imparare a gestire la partita. In che senso? Dobbiamo mantenere palla e poi qua, appena uno si smacca, subito lo dobbiamo servire, oppure fare sul possesso palla in modo di addormentare, in modo da, diciamo, demoralizzare l'avversario per poi colpire all'improvviso. Noi non facciamo questo, o meno ieri ho visto un Napoli a tratti nervoso, soprattutto dal Biol, che invece di gestire la palla, invece di passarla a un compagno vicino, la spazzava in rimessa o la dava direttamente dall'altra parte nell'area di rigore della Lazio. Qua in queste occasioni bisogna stare più attenti, bisogna gestire bene la palla, anche perché negli ultimi minuti, negli ultimi 20 minuti a Lazio ha creato qualcosina. Tra fuorigioco, tra falli tattici che la Lazio ha fatto ogni tanto, insomma, la Lazio ha creato. E qua dobbiamo imparare a stare ben tesi mentalmente, ben preparati, ben attenti, perché ragazzi, tra 2 giornate abbiamo la Juventus. La Juventus non si farà fare fessa dal calo mentale del Napoli. Bisogna stare più attenti, più concentrati. Io solo questo critico al Napoli, la mancata gestione della partita. Per il resto nulla da dire. Vittoria meritata, tutti felici, siamo ancora aggrappati al primo posto. I giocatori più criticati, i giocatori visti da noi tifosi, anche per me, in un occhio scettico, hanno giocato bene, e mi rivolgo a Maggio e Lopez.
Maggio ha fatto due cross che non vedevo dall'età della pietra. Maggio quasi nel voler mettersi in competizione, sai, quasi per dire no, ci sono anch'io e io valgo. E io questo mi piace di Maggio, quello che ho visto ieri. E invece Lopez ha fatto il suo lavoro normale, il suo compitino l'ha fatto, ecco. E niente ragazzi, vittoria meritata, tutti a casa, siamo felici e si pensa al Carpi. Una parentesi, vorrei fare un applauso ad Irrati, un grande applauso a Irrati, che è il primo arbitro che ha fermato il gioco per i bu razzisti a Cuiba lì. Non penso per i cori contro i napoletani, perché altrimenti avrebbero fermato altre partite, visto che ci stanno ovunque questi cori. Grande Irrati che ha fermato il gioco per i bu razzisti a Cuiba lì. I laziali, curva, mostrano un'altra volta incivili, razzisti e maleducati. Non tutti, ma solo determinati elementi. Grazie, ha fatto bene e spero che da oggi in poi tutti gli arbitri fermino il gioco per i bu razzisti ai giocatori di colore, perché calcio e razzismo non si devono unire. Mi aspetto una bella squalifica alla curva della Lazio. Comunque spero, come ho detto, che gli arbitri prendano esempio dal loro collega Irrati. Signori, il video è finito, spero che vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto mettete un mi piace, commentate le vostre opinioni della partita, condividete, iscrivetevi al canale se non l'avete fatto, Facebook, Instagram e tutti i canali con cui collaboro, oltre ai canali di cui sono amico, in descrizione. Un saluto a tutti, forza Napoli, pensiamo al Carpi e che San Gennaro ce la mandi buona. Ciao a you.